Buongiorno a te nell'amore di Cristo. Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e noi stiamo qui per leggere la parola di Dio insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, leggiamo la parola del Signore e lasciamo questa parola entrare nella nostra vita. Stiamo facendo un cammino insieme di lettura di tutta la parola di Dio. Quest'oggi, che è il giovedì 25 di febbraio del 2021, noi continueremo a leggere la parola del Signore. Quest'oggi noi leggeremo due capitoli, capitolo 27 e capitolo 28 del libro di Esodo. Quindi mi raccomando, leggiamo insieme la parola di Dio. Esodo capitolo 27, la parola del Signore. La parola di Dio dice: farai anche un altare di legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e vi avrà 3 cubiti di altezza. Ai 4 angoli dei corni che spuntino dall'altare lo rivestirai di rame. Farai i suoi vasi per raccogliere le cenere e le sue palette, e i suoi cattini, e i suoi forchettoni, e i suoi braccieri, e tutti i suoi utensili li farai di rame. Li farai una graticola di rame a forma di rete. Sopra la rete, ai suoi 4 angoli, farai 4 anelli di rame. Poi porrai la rete sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, delle stanghe di legno d'acacia, e li rivestirai di rame. Si faranno passare le stanghe negli anelli, le stanghe saranno ai due lati dell'altare, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole vuote. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. Farai anche il cortile del tabernacolo dal lato meridionale per formare il cortile. Ci saranno delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Questo lato avrà 20 colonne con le loro 20 basi di rame, e i ganci, le aste delle colonne saranno d'argento. Così pure per il lato settentrione, per il lungo, ci saranno delle cortine lunghe 100 cubiti con 20 colonne e le loro 20 basi di rame, e i ganci, le aste delle colonne saranno d'argento. E per largo, dal lato occidentale, il cortile avrà 50 cubiti di cortine con 10 colonne e le loro 10 basi. Per largo, sul davanti, dal lato orientale, il cortile avrà 50 cubiti. Da un lato dei lati dell'ingresso ci saranno 15 cubiti di cortine, con 3 colonne e con le loro 3 basi. Capitolo 27, versetto 15. Anche dall'altro lato ci saranno 15 cubiti di cortine con 3 colonne e le loro 3 basi. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti di lino di filo violaceo, porporino e scarlato, e di lino fino ritorto con 4 colonne e con le loro 4 basi. Tutte le colonne attorno al cortile saranno congiunte delle aste d'argento. I loro ganci saranno d'argento e le loro basi di rame. La lunghezza del cortile sarà di 100 cubiti, la larghezza di 50 a ciascun lato e l'altezza di 5 cubiti. Le cortine saranno di lino fino ritorto e di basi delle colonne di rame. Tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo, tutti i suoi picchetti e tutti i picchetti del cortile saranno di rame. Ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro di olive schiacciate per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Nella tenda di convegno, fuori del velo che si sta davanti alla testimonianza, Aarone e i suoi figli lo prepareranno, perché le lampade ardono dalla sera al mattino davanti al Signore.
Questa sarà una regola perenne per i loro discendenti da essere osservata dai figli di Israele. Parola del Signore. Leggiamo ora Esodo capitolo 28, il secondo e ultimo capitolo di questa giornata. Ecco la parola del Signore. Versetto 1, capitolo 28. Tu farai accostare a te, tra i figli di Israele, tuo fratello Aarone e i suoi figli con lui perché siano sacerdoti. Aarone, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar, figli di Aarone. A tuo fratello Aarone farai dei paramenti sacri, in segno di dignità e di gloria. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aarone, perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aarone, tuo fratello, e per i suoi figli, perché mi servono come sacerdoti. Si serviranno d'oro, di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino. Faranno l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto lavorato artisticamente. Esso avrà due estremità, due spalline che si uniranno per fissarlo. La cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod, tutto d'un pezzo con esso. Sarà d'oro, di filo color violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto. Prenderai due pietre d'onice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele. Sei nomi sopra una pietra, gli altri sei nomi sopra la seconda pietra in ordine di nascita. Inciderai su queste due pietre i nomi dei figli di Israele come fa un incisore quando incide un sigillo. Le farai incastonare in montature d'oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod. Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele e Aarone porterà i loro nomi davanti al Signore sulle due spalle come memoriale. E farai delle montature d'oro e due catenelle d'oro puro che intreccerai come un cordone e metterai nelle montature le catenelle così intrecciate. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio. Avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre, quattro file di pietre. Nella prima fila ci sarà un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila, un rubino, un zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila, un opale, un'agata e una amestita. Nella quarta fila, un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele. Saranno 12. Secondo i loro nomi saranno incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle tribù di Israele. Sul pettorale farai anche delle catenelle d'oro puro, intrecciate come cordoni. Poi farai due anelli d'oro e li metterai alle due estremità del pettorale. Fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli all'estremità del pettorale. Attaccherai gli altri due capi dei cordoni alle due montature e li metterai sulle spalline dell'efod sul davanti. Farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale sull'orlo interiore volto verso l'efod. Farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spalline dell'efod, in basso sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod.
si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Così Aarone, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio sul suo cuore per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e Tumim. Essi staranno sul cuore di Aarone quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aarone porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Farai anche il manto dell'efod tutto di color violaceo. Esso avrà in mezzo una apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto come l'apertura di una corazza perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto tutto intorno farai delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlato. In mezzo a esse tutto intorno porrai dei sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana. Un sonaglio d'oro e una melagrana sull'orlo del manto tutto intorno. Aarone se lo metterà per fare il servizio quando egli entrerà nel luogo santo davanti al Signore. Quando ne uscirà, si udrà il suono ed egli non morirà. Farai anche una piastra d'oro puro e su di essa inciderai come si incide sopra un sigillo santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Starà sulla fronte di Aarone e Aarone porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia. Farai un turbante di lino fino e una cintura ricamata. Per i figli di Aarone farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre in segno di dignità come ornamento. Ne vestirai tuo fratello Aarone e i suoi figli con lui. Li ungerai, li consacrerai e li santificherai, perché mi servono come sacerdoti. Farai loro anche delle mutande di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi alle cosce. Aarone e i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno e quando si avvicineranno all'altare per fare servizio nel luogo santo, perché non si rendono colpevoli e non muoiono. Questa è una regola perenne per lui, per la sua discendenza dopo di lui. Parola del Signore. Dio ha un proposito e vuole usare ognuno di noi come i suoi sacerdoti, che noi possiamo consacrare e lasciare lo Spirito Santo riempire la nostra vita. Noi oggi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Lascia questa parola di Dio, parlare al tuo cuore profondamente. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io ti aspetto anche domani, per la grazia di Dio. Ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio, che domani possiamo continuare a leggere la parola di Dio insieme.